Flavia Piccoli Nardelli del Partito Democratico. Oggi è una giornata in cui parliamo di Libia, ma ieri abbiamo parlato di un altro tema, un tema che ha visto per la prima volta su un tema così importante riunito tutto il Parlamento. Abbiamo riconosciuto il genocidio armeno, abbiamo chiesto al governo di riconoscere il genocidio armeno approvando una mozione che è stata presentata dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico, da Fratelli d'Italia, da LeU, quindi dalle forze presenti in Parlamento, con un'unica eccezione, quella di Forza Italia, che si è astenuta. Il tema è molto lontano apparentemente nella storia, perché riconosce un genocidio che si è verificato 104 anni fa, che però è un segno identitario molto forte, una cesura molto forte nella storia del popolo armeno. Da quel momento in poi gli armeni sono confinati in una repubblica molto molto più piccola, un decimo circa di quella che era la popolazione che gli armeni occupavano in Anatolia, e per altra parte invece dispersi in tutte le parti del mondo. È un popolo molto particolare, molti interventi si sono succeduti ieri come dichiarazioni di voto, ma molti interventi sono stati anche fatti lunedì in discussione generale. È stato un momento importante e credo significativo per la storia di questo Parlamento.